Ok, sappiamo che il vento soffia più o meno da est, grosso modo, quindi inseriamo la SID in che modo? Andiamo qua sul codice ICAO di partenza, Lima India Mike Juliet, departure, selezioniamo la pista numero 10 e la nostra SID sarà Genova 7 kg. Ci clicchiamo, facciamo clic su Insert successivamente. Ed ecco che la nostra SID è stata inserita correttamente. Diamogli alcuni secondi per settare bene anche le altitudini, ci calcola anche questo, e controlliamo se è corretto. Quindi, ecco, magari ci mettiamo in una posizione che riusciamo a inquadrare bene. Aspettate, allora, sì, forse è meglio così. Allora, che riusciamo a inquadrare sia l'FMC che il display. Innanzitutto mettiamo su, ops, allora, su plan questo selettore e con la freccettina che va in alto, questa qua dell'FMC, controlliamo i vari punti di rotta. Quindi una volta decollati dalla pista 10 ci si dirige con una virata verso sud su Ixito, poi viriamo ancora a destra su Anaki, poi verso il VOR di Genova, calmo, e poi altri successivi punti di rotta. Ok, perfetto. Volendo possiamo inserire anche la nostra star, vediamo. Allora, torniamo all'inquadratura, flight plane, ok, andiamo a mettere la nostra star su Roma Fiumicino. E vediamo, ecco, prima di tutto, scusate, allora, torniamo indietro. Prima di tutto vediamo che condizioni ci sono su Roma in questo momento, vediamo un po'. Allora, ritorniamo nel menu, AOC menu, messaggi ricevuti perché abbiamo spedito prima la richiesta per il bollettino meteorologico, METAR, vediamo, eccolo qua, Roma Fiumicino. Ecco, è cambiato un po' tutto. Allora, abbiamo un vento che soffia a 140 nodi. Cioè, scusate, da 140 gradi a 11 nodi. Quindi più o meno anche questo è un vento che soffia, diciamo, da est, grosso modo, un sud-est, e il vento è di 11 nodi. Per il momento ci interessa questo per capire più o meno su che pista dobbiamo arrivare e comunque atterreremo sulla pista 16 sinistra di Roma Fiumicino. Quindi ritorniamo sul flight plane. Roma Fiumicino è qua, destination, ok, ci clicchiate sopra, clicchiamo su arrival, selezioniamo la pista 16 sinistra, però non VOR, ma RNAV, eccola qua, RNAV 16 sinistra, la nostra star sarà Sibil 3 alfa con transition Suvok. Ok, questo è quello che questi dati comunque li ho presi guardando le carte aeronautiche e facciamo clic su Insert e anche qua andiamo a controllare punto per punto la nostra rotta per vedere se corrisponde a quello che abbiamo calcolato con SimBrief che vi sto anche poi mettendo la mappa che è stata generata con SimBrief della nostra rotta. Quindi abbiamo detto Ixito, Anaki, VOL di Genova, calmo, che okay, si prosegue verso il basso, Sibil, e vedete che fa questa specie di serpentina. Adesso magari allargo un po' lo zoom per vederla meglio, eccola qua. Fa questa specie di serpentina per poi portarci ad atterrare sulla pista 16 sinistra. State vedendo anche il raffronto che ho fatto con la mappa di SimBrief e vedete che le cose combaciano perfettamente, che poi
a loro volta comunque combaceranno con la procedura di atterraggio, ovviamente, per arrivare sulla 16 sinistra di Roma Fiumicino. Bene, quindi riportiamoci. Allora, qua flight plan abbiamo inserito, siamo a posto completamente. Qua rimettiamo su arc, lo zoom lasciamolo così com'è. Perfetto, magari diamo un po' più di luce qui per vedere meglio il display. Ok, perfetto. Ok, ora finalmente passiamo a vedere questo famigerato pad di fianco al pilota. Ci cliccate qua dentro, semplicemente col tasto sinistro del mouse. Ok, magari facciamo un altro zoom un po' più da vicino, vediamo un po' che si vede meglio. Abbiamo la nostra mappa che possiamo spostare tranquillamente. Nella parte dashboard ci siamo già, che è questa, in dispatch vedete, mi sistemo meglio un attimino, ok, il modello dell'aeromobile, la massima percorrenza che può percorrere questo aeromobile e tanti altri dati. Qua in load sheet, che sembra una parolaccia, non c'è ancora niente, non è ancora funzionale, in fuel non è ancora operativo. E payload non è ancora operativo. In flight non è ancora operativo. Performance, questo è il top of the shield calculator. Non l'ho ancora provato, quindi lo proverò con voi successivamente. Vediamo un po' che cosa può fare. Company, ecco qua dentro potete inserire la vostra username di SimBrief, c'è scritto, quindi. E ground ancora non è operativo, ti fa vedere queste immagini e basta, non c'è nient'altro da vedere. Allora, in company vado a mettere la mia username. Perfetto, quindi allora ritorno qua su dashboard, from SimBrief, ed eccolo qua. Cliccato su from SimBrief mi carica il piano di volo generato da SimBrief all'interno di questo pad e mi dà tutte le informazioni per quanto riguarda il QNH, la direzione, intensità del vento, temperatura, punto di rugiada, sia dell'aeroporto di partenza che quello di destinazione. Molto interessante, quindi se vogliamo leggere il meter lo vediamo anche da qua. C'è anche la nostra rotta con appunto la SID e la STAR addirittura inserita. Ok, basta, non c'è nient'altro da vedere su questo pad. Possiamo cominciare ad avviare l'APU.